si torna finalmente a giocare, perché poi quando non ci sono le partite di mezzo anche gli allenamenti perdono un po' di quella importanza. Si torna a giocare, noi abbiamo una partita importante a Trieste, l'andiamo ad affrontare con una grande voglia di far bene e ho visto la squadra e i nuovi arrivati che comunque stanno tutti bene. Ma io vorrei parlare della Triestina. Ma guarda, allora, sì, no, ma rispondo. Il presidente possono dire quello che vogliono. Però forse noi abbiamo, certamente anche io non sono contento di quello che abbiamo fatto fuori casa e dei punti che abbiamo portato via da fuori casa. Perché tra l'altro secondo me fuori casa si gioca meglio se trovano più spazi. Però mi è successo per esempio anche a San Giovanni Valdarno, che a San Giovanni Valdarno addirittura andavamo male in casa e molto bene fuori casa. Il primo anno a Rimini 7 partite, 8 punti. Succede. Se la squadra avesse spalmato i 15 punti in 10 in casa e 5 fuori casa, eravamo fenomeni. L'abbiamo fatti tutti in casa, 14 su 15 in casa. E quindi ci possono stare le critiche, ma ripeto, a me sicuramente non m'abbattono, a me mi hanno caricato ancora di più. Forse il presidente mi ha stimolato perché il 16 era il compleanno mio, aveva paura che magari mi lasciassi un po' andare a feste e festiccioli, e allora per stare sul pezzo mi ha stimolato un po' con le critiche. Ma i giocatori la devono prendere bene, perché ci sta, ripeto, il presidente è il presidente e ci sta che ti possa criticare. Io mi sono sentito con questo mestiere sempre in discussione, però spesso la discussione è andata bene, qualche volta in 32 anni c'è stato anche qualche sonoro, come è normale nel calcio di adesso che c'è, perché di adesso, il calcio di adesso c'è solo un colpevole, l'allenatore. Sto parlando alle cose di campo. Allora, io l'ho visto 3 ottimi giocatori, Palma, Nava e Piccioni, e stanno anche tutti e 3 abbastanza bene, certamente un po' si devono inserire, ma io penso che già da domani possono giocare, se non tutti subito, però possono giocare già tutti e 3. Consentono anche di cambiare pelle da un punto di vista tattico, manca ancora qualcosa per arrivare a anche in maniera diversa? Sì, si può giocare anche a maniera diversa. Comunque, comunque quando sono arrivato abbiamo giocato un po' 4-2, 4-1-1 e adesso già abbiamo cambiato un po' il 4-3-3. Però io dico una cosa, anche a parte sui moduli ci credo poco, credo sull'interpretazione e l'intensità di gioco che metti durante la partita. Però vado a fare un esame, i primi della classifica di Serie A giocano tutti con la difesa a 4. Vai a vedere nei campionati europei tutti con la difesa a 4, ci sarà anche un motivo, a parte, ripeto, la Juve vince a 3, vince a 4, vince a 5, dopo conta molto anche la qualità sia dell'allenatore che dei giocatori, però io quando sono venuto qui ho visto che in 7 partite avevamo subito 12 gol e quindi un po' troppo per puntare alla salvezza, perché ecco, la salvezza è come quando devi vincere il campionato. La prima cosa devi sistemare la fase difensiva, perché se no, non va bene. E noi, ripeto, quello che secondo me è da criticare, l'atteggiamento, ma non i punti fuori casa, perché no, non è vero che abbiamo fatto brutte partite, quella di Renata è stata una bruttissima partita, ma comunque mancavano molti perché avevamo fatto 8 partite nel mese di dicembre, in un mese, penso neanche le squadre internazionali, avevamo 3-4 acciaccati che sono entrati alla fine per cercare di pareggiare. È stata una brutta partita, ma a Ravenna è stata una buona partita, a San Benedetto abbiamo perso alla fine, che il pareggio sembrava un risultato scontato,
Cioè, non è che tranne le due partite di Gubbio e di Terni che abbiamo perso 3-0 e 3-0, la squadra non è che ha preso un gol, e dopo non siamo riusciti a fare tanti gol. Fuori casa purtroppo non abbiamo, la verità, non abbiamo mai fatto un gol. Però no, dimmi. Parlo restando che non hai il potere di aggiustare con le mani il calendario. La partita che arriva dopo la sosta a Trieste è la partita giusta o avresti preferito un'altra avversaria? Allora, per svoltare è la partita giusta, però sicuramente la Triestina è una squadra forte. Può giocare davanti con Costantino e Granosce, Petrella, una squadra forte. Siamo forti anche noi, penso. Siamo forti anche noi perché in casa l'abbiamo dimostrato, c'è solo da ripartire con un risultato importante fuori casa. Non sarà facile, ma ce la metteremo tutti. Voglio anche la squadra che sia un po', che attacchi, che tiri in porta di più, che giochi con personalità. Poi puoi anche non fare il risultato, ma non puoi non giocare bene, non giocare con grande intensità, perché si allenano molto bene e quindi in partita bisogna mettere anche quello che si fa durante e si cerca di fare durante gli allenamenti. Periodo di sosta e mercato in cui sembrava che ci fossero un po' di gruppi, quelli che dovevano partire, abbiamo visto che è stato iscritto e quelli che invece sarebbero rimasti con gli 3 punti arrivati, 11 tesserati, sicuri del posto. Come si vive, come si lavora anche? Allora, a me nel calcio mi piace tanto, ma il mese quando di riparazione, come si dice, di gennaio, non lo odio, ma insomma, perché è veramente difficile, perché poi c'hai dei giocatori che devono partire, giocatori che arrivano, non si riesce a avere un clima proprio di che stai concentrato, che sei naturalmente chi va via una parola in più la dice, perché è normale, che è una situazione normale, e quindi non si sta bene, lo spogliatoio non è questo come deve essere sempre. Però ho visto comunque i ragazzi che sono in uscita allenarsi con professionalità e fare le cose per bene, perché sono attaccati a Rimini e certamente preferirebbero rimanere, ma noi qualcosa dovevamo fare e penso che l'abbiamo fatta fino adesso abbastanza bene. Però non è che i 3 possono cambiare la squadra, e gli altri che trovano, i 18 che trovano, i 20 che trovano, che dobbiamo tutti quanti crescere, con l'allenatore per primo, ma i 18 che ci sono devono aiutare quelli nuovi e devono aumentare la forza che hanno, perché ripeto, sono giocatori che quando li vedi in casa oppure in allenamento hanno delle qualità, delle ottime qualità, e dobbiamo tirare fuori anche fuori casa, perché fuori casa si gioca meglio che in casa. Una squadra anche, noi siamo anche una squadra veloce, Arlotti, Gugliebre, Volpe, adesso anche Nava da dietro è il ragazzo che spinge molto. Anche il fatto che all'inizio non giocavamo un granché, e sono d'accordo, però giocavo anche con una difesa a 4 bloccata. Bandini era infortunato, non avevo un terzino che fluidificasse, che spingesse bene, e quindi sei un po' più penalizzata sotto l'aspetto del gioco. Però in casa, per esempio, abbiamo avuto, globalmente abbiamo avuto 5 volte che non abbiamo subito gol. E 5 partite che non abbiamo subito gol, e secondo me è una statistica importante. Allora, no, ci sono tutti tranne Bandini, perché sta poco bene, e anche Bage non sta benissimo. Brighi si è riallenato ieri oggi con la squadra, gli altri stanno tutti abbastanza bene, tranne Scotti, che ha ripreso un momentaccio per Francesco, ha preso una botta
dietro la schiena e si sta curando. Penso che dalla prossima settimana possa riprendere. Sì. Danzo sono andato a trovarlo ieri perché si è operato. Peccato perché Danzo stava giocando, stava venendo fuori e poteva essere un buon aiuto per la squadra. Buonaventura non è convocato. Ma non è che non l'ho convocato io, la società ha deciso che è sul mercato e quindi di non convocarlo. No, Bandini ha una contrattura al soleo e Baggio ci aveva un problema al piede, l'ha risolto, però anche lui è in vendita, cioè è un giocatore che può essere venduto e quindi comunque non avrebbe giocato. Mister, sai, ci è stato detto insomma, che perderai quasi al 100% di euro, non domani ma... Dopodomani. Lì al massimo. Come vivi questa separazione? Certamente mi dispiace per il giocatore, per il ragazzo che è anche una persona speciale. Sono contento per lui se andasse in Serie B, però per noi può essere una perdita importante. Preferirei che rimanesse, o se no, io ho detto, però ho visto che è andato alla Regina, che dovevamo farsi dare Dumbia, che ho avuto a San Marino, che è un altro giocatore che mi piace molto forte, però la Regina con questa nuova proprietà ha comprato tantissimi giocatori e Dumbia è nato a Reggio. Il sostituto ci vorrà? Certo, il sostituto ci vorrà, per forza. E Pizzone e Volpe insieme come li vedi? No, possono giocare perché a Piccioni gli piace molto scambiare, fare gli 1-2, muoversi e quindi possono giocare insieme secondo me. Ma a parte che Volpe può giocare anche esterno perché ha corsa, ha fisicità, però certamente il ruolo suo è più un ruolo centrale. Sì, sì. Ma io ho fatto anche la difesa a 3, ma 3-4 anni. Un anno ci abbiamo vinto pure il campionato all'Aquila, però a me mi piace come organizzazione, come che uscita della palla, mi piace più la difesa a 4 perché sei un po' più padrone del gioco secondo me. Però dopo anche perché a 3 devi essere molto forte. Io capisco la difesa a 3 del sud di Tirol. C'ha tutti armati del 1,90 m e anche abbastanza rapidi, a 3 devi essere, devi anche subire qualche volta e fare l'uno contro uno che non è mai facile per un difensore contro un attaccante che magari ti parte pure in velocità, devi avere delle caratteristiche importanti.